I miei genitori, quando ero più piccolo, non avevano tantissimi soldi da spendere per le mie passioni videoludiche. Tradotto in, pregavo in ginocchio i miei amici per farmi prestare la loro attrezzatura. Ma c'è una cosa che nessuno di loro ha mai avuto, quindi io non ho mai avuto l'opportunità di poterla usare. E saranno anni che ci ho buttato l'occhio sopra, e lo scorso Natale l'ho comprata finalmente. La Game Boy Camera. È una cartuccia dell'originale Game Boy che funge da fotocamera digitale, classe 1998. Ovviamente l'ho presa usata su eBay, ma quando l'ho vista mi sono emozionato così tanto che ho deciso di prendere insieme anche una stampante del Game Boy. Back in the 90s. Anche nel 2019 vedere questa cosa qui è come essere proiettati nel futuro, non siamo pronti per questa tecnologia. Allora, la Game Boy Camera è una telecamera, la stampante invece è una stampante. Si collega al Game Boy con un suo cavo specifico. Non funziona con lo stesso cavo Link con cui si collegavano due Game Boy. E l'ho imparato a mie spese perché quando l'ho comprata a Natale, l'ho usata con il cavo, poi ho perso il cavo. Soltanto il cavo è molto raro da trovare con delle spedizioni che non siano 6 mesi. E quindi ne ho due adesso. Per godermi tutto questo ben di Dio a pieno, ho deciso di passare un'intera giornata utilizzando soltanto la Game Boy Camera, che, essendo una tecnologia portatile degli anni 90, ha bisogno di 4 pile per il Game Boy e 6 per la stampante. Sono così tante pile stilo che in ufficio non le avevo, quindi ho dovuto raccattarne un po' dell'IKEA e un po' della Selex. La prima cosa che devi passare appena accendi il Game Boy con la Game Boy Camera dentro è il video introduttivo. Mi mette un po' a disagio. Ho iniziato a fare un po' di fotografie qui e là, però ho detto, mi sembra un po' povero. Se devo usarlo per un'intera giornata, devo andare a fare qualcosa di specifico. Quindi ho preso 2 piccioni con una fava. Ho colto l'occasione per andare a vedere a Torino uno di quei palazzi che mi sono sempre detto di andare a vedere, ma non ho mai avuto il tempo. Viene chiamata la Casa Albero. È una casa costruita con in mente le fattezze di un albero. Quindi il materiale principale è il legno e dà la sensazione di essere un'enorme, modernissima casa sull'albero, letteralmente. Quindi sono andato immediatamente di fronte a quella casa lì. E mi sono fatto un selfie. No, non è un grand'angolo, mi sa. Eh sì, perché il problema più grande nell'usare questa Game Boy Camera è che, essendo una sfera all'obiettivo, ti dà l'impressione che sia un obiettivo grand'angolare o un fisheye addirittura. No, mai. Quindi da buon 56enne ho tenuto il Game Boy lontanissimo e ho scattato un'altra foto. E questo è il risultato. Non si capisce niente dietro, quindi ho fatto che scattare una fotografia e basta. Poi nel pomeriggio sono andato in ufficio e in ufficio c'era Simone. Simo? Ci facciamo un selfie? Co cosa devo premere? Devi girarti e premere A. Premere A. Un'altra domanda che ingenuamente mi sono fatto quando mi è arrivata a casa la stampante è stato: ma l'inchiostro? Vuoi vedere che non posso usarla perché in commercio non esistono più le sue cartucce di inchiostro? Ma in realtà no, la Game Boy Printer funziona con carta termica, che è quel tipo di carta che, detta in parole povere, si può colorare con il calore. Funziona esattamente come gli scontrini. Eccola. Non è venuta malissimo. È un po' piccola. Questo è il mio selfie alla Casa Albero. Questa è la Casa Albero, circa. E questi siamo io e Simone in ufficio. Posso dire di essere pienamente soddisfatto del mio acquisto. E consiglio anche a voi di comprarla, non tanto per collezionismo e memorabilia, ma perché all'interno c'è una memory card che tiene in memoria tutte le fotografie che hai fatto. E molto spesso i vecchi proprietari si dimenticano di cancellare le loro fotografie. E nella mia ci ho trovato foto di cani. Poteva andare molto peggio.